Dunque siamo con il Mister Lafage dopo questo 3-0 assolutamente meritato per quanto si è visto in campo. Io partirei dalla fine, cioè la sua squadra ha corso per 92 minuti. Eh, questo significa che c'è un grande lavoro aerobico alle spalle ma soprattutto eh, a questo punto come dire, la testa è quella giusta dopo le, le sofferenze della prima parte di stagione. Sì, intanto cominciamo a dire che noi abbiamo un grandissimo preparatore e che il successo della squadra è un successo, il momento della squadra è un momento d'equip merito della società che non ci fa mancare proprio niente ma niente, 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 è attenta a tutte le piccolezze eh, questa sia sì una società già pronta per l'eccellenza, noi ancora no merito di un grande gruppo, un gruppo di persone per bene che, fatto da calciatori importanti che in questi campionati hanno vinto tantissimo che sono disponibili al sacrificio e attaccati alla maglia e devo, anche, devo fare anche complimenti ai miei collaboratori, al, al professore Luca Rodà, preparatore, che è un grandissimo preparatore che effettivamente hai ragione tu, stiamo, stiamo correndo, stiamo facendo bene, anche se a volte tu mi insegni che eh, l'entusiasmo, l'autostima ti fa anche superare dei momenti non belli anche dal punto di vista fisico e quindi anche il preparatore dei portieri oggi Isidoro è stato bravissimo che ha fatto una grandissima parata il, il, il mister Borgia quindi è un lavoro d'equipo, sono felice sono felice per tutti dai, Hai visto? È stata una, secondo me non è stata una partita di promozione è stata una partita di eccellenza perché abbiamo giocato bene hanno, hanno giocato bene anche loro eh, è chiaro che dopo che noi abbiamo fatto il gol loro, noi dovevamo capitalizzare, capitalizzare al massimo e loro... Dovevamo evitare di, che loro facessero quei, quei traversoni, soprattutto dal fondo laterale, dal lato, dai due lati, perché loro hanno dei colpitori di testa importanti, come Valerio Saffiotta e gli altri. Questo l'abbiamo fatto bene, abbiamo sofferto forse un pochettino in qualcosa. Di solito non marchiamo a zona, oggi abbiamo marcato a uomo, proprio per far sì che non, non sbagliassimo niente nell'interpretazione della linea. Però penso che onestamente il, il risultato è legittimo. Dunque siamo con il presidente della Bagnarese Denaro. Presidente, la prima domanda secca. Eh, il, il primo posto si può continuare ad inseguire o questa partita potrebbe già proiettarvi in ottica playoff? Guarda, il, il margine che ha adesso il vocale è comunque importante, però io credo che ancora ci sono 30 punti, 10 gare da giocare, quindi tutto è possibile. Il campionato di quest'anno... È molto lottato e si è visto come, per esempio, il Botricello ha battuto sia il Bocale che la Bagnarese. Ha fatto sei punti quando era diciamo, ultimo o penultimo, adesso non ricordo bene. Quindi c'è tanto equilibrio, e ogni partita ha la sua storia. Secondo me, ancora è tutto da giocare. Sicuramente con questa vittoria il Bocale ha un grosso margine che potrà sfruttare. A proposito di equilibri, personalità, ci sono state due occasioni importanti per la sua squadra, una con Corigliano e una con Cimarosa, forse quella di Cimarosa ci poteva stare di più. Corigliano forse ha, ha peccato un po' troppo di, di fretta in quell'episodio e poi tra l'altro il gol del 2-0 su rigore eh, nasce nel vostro momento migliore su una ripartenza concessa e vi ha un po' tagliato le gambe Sì, sicuramente eh, il forse non si è accorto di essere solo dentro l'area in quel colpo di testa e poi come dici tu il, il secondo gol è arrivato nel momento dove noi stavamo spingendo molto stavamo andando bene e purtroppo il secondo gol secondo me è stato vizzato anche da un errore dell'arbitro. Non voglio giustificare la sconfitta perché ci sta, però già abbiamo preso il rigore su un contropiede, su un calcio di punizione a favore nostro sulla tre quarti dove secondo me la barriera ha colpito la palla col braccio. Sono ripartite, c'è stato il rigore e niente. Prendiamo come prendiamo le vittorie, prendiamo anche questa sconfitta che ci deve servire a farci maturare e a capire quali sono stati gli errori di oggi. Purtroppo è vero pure che siamo venuti a Bocale con una rosa molto stremenzita, visto che avevamo gente del calibro di Kundari, Tripodi, Giovinazzo indisponibili, però questo non vuol dire niente, siamo sempre la bagnarese e dovevamo dimostrare di più oggi.